Buongiorno a tutti, io mi chiamo Pier Mazzoleni, sono un insegnante di fisarmonica e di pianoforte, sono diplomato in accademia, mi sono diplomato in accademia molti anni fa, per cui non è il caso di parlarne, semplicemente adesso vediamo alcune tecniche per approcciarci alla fisarmonica. La fisarmonica non sistema cromatico ma sistema pianoforte, quindi con i tasti simili al pianoforte. Voglio proporvi questa serie di video che saranno proposti appunto a cadenza settimanale, sì, potrebbe essere, in base ovviamente anche al gradimento. Io cercherò di proporre una serie di video in step che partano dalla A e arrivino alla Z probabilmente. Con il vostro feedback cercherò di dirottare o più o meno correggere il tiro e di darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Tenete conto che per approcciarsi a un corso vero e proprio di strumento, qualsiasi strumento, in questo caso la fisarmonica, è necessario avere un raffronto diretto con l'insegnante e quindi avere un contatto in modo che a domanda ci sia risposta, quindi più efficace che mai. Io ho un problema del tipo: non riesco a suonare questa nota, piuttosto che questo passaggio non lo capisco, oppure come sono le note, le legature di valore, che cosa servono, le sincopi cosa sono. Ecco, qualsiasi domanda deve essere ovviamente risolta con l'utilizzo di domanda-risposta. Mi sto incartando, ma effettivamente ci vuole un insegnante che possa esplicitamente rispondervi. In questo caso cercherò io, così con il video, di dare risposte il più o meno plausibili per tutti i gusti. Ok, non troppe parole, passiamo subito alla fase pratica che arriverebbe in secondo tempo rispetto alla parte teorica. Do per scontato che un minimo di preparazione teorica, quantomeno la conoscenza delle note sul rigo, quindi sul pentagramma in chiave di Sol almeno, se non in chiave di Fa, ci sia. Laddove non fosse così, è importante che voi acquistiate. Io suggerisco un libro che può essere, diciamo, valido per tutti più o meno, che è il Bona. Il Bona è quello che ho utilizzato io ai miei tempi. Quindi con il Bona, le prime pagine, nelle prime pagine voi verificherete appunto le 5 righe, quindi le 5 sopralinee e i 4 spazi. Andrete a capire che si tratta di Mi, Sol, Si, Re, Fa e Fa, La, Do, Mi, i 4 spazi. Ovviamente dovrete esercitarvi molto. Io lo faccio sempre, lo faccio fare ai miei allievi con la mano, è facilissimo e potete dedicare il Mi come prima riga al primo dito, quindi al pollice della mano sinistra, il Sol come seconda riga al secondo dito, il Si come terza riga al terzo dito, il Re come quarta riga al quarto dito e l'ultima riga in cima, il Fa. E i quattro spazi ovviamente saranno questo, il Fa, il La, il Do e il Mi. E qui, se volete, potete sbizzarrirvi ovunque, dovunque, a giocare un po' con la mano, quindi approcciare le note in questo modo: Mi, Sol, Si, Sol, Si, Re, Si, Sol, Fa, Re, e fare altrettanto con gli spazi: Mi, Do, Mi, La, Do, Fa, La, e poi mischiarle in sequenza random, casuale. Mi, Sol, La, Do, Re, Si, Sol, Mi, Fa, Fa, Mi, Si e via dicendo. Questo per avere un minimo di, diciamo, di bagaglio, fra virgolette, di preparazione teorica. Ciò non comporta che più voi siete preparati, quindi più la vostra conoscenza della teoria musicale è notevole e meglio è, ci si approccia meglio a questo strumento, che sembra facile ma non lo è.
Ovviamente è uno strumento che, come il pianoforte, come l'organo, ha bisogno di una indipendenza delle due mani, quindi della mano destra che andrà ad agire sulla tastiera di destra, quindi sui tasti bianchi e neri, e della mano sinistra che andrà ad agire sulla bottoniera, quindi su questi tasti. Ok. Io, giusto per fare un piccolo assunto, ho una fisarmonica piccolissima, è una, credo, 48 bassi, non mi ricordo, è un po' che non li conto, perché le fisarmoniche possono essere di vario taglio. Quindi esistono queste da 48, le 80 bassi, le 96 bassi, 120 bassi, e più sono grosse, più sono corpose, quindi più hanno bottoniere importanti, anche ovviamente il numero dei tasti aumenta e le dimensioni dello strumento aumentano. Questa è una fisarmonica che potrebbe andare bene per un ragazzo di 12-13 anni, ma può andare bene anche per un adulto. In effetti, non, nessuno ci vieta di poter utilizzare uno strumento più piccolo del dovuto per fare concerti, ed è quello che molto spesso faccio io, pur avendo comunque due fisarmoniche grandi da 120 bassi l'una. Sono sicuramente più maneggevoli. Torniamo indietro un passo, torniamo alla nostra teoria, teoria che non si espleta solo con l'acquisizione delle note. Bisogna capire anche che queste note hanno i loro valori, quindi le note sul pentagramma possono essere di vario taglio, quindi possono essere brevi, semibrevi, minime, seminime, crome, eccetera, eccetera. Quindi è importante prendere questo manuale che vi dicevo prima, il libro del Bona, e le prime pagine scorrerle bene fino a che si arriva al valore delle note. Quindi conoscendo il valore delle note e conoscendo già il nome delle note, non farete altro che applicare questa conoscenza teorica alla tastiera. Per il momento lavoriamo soltanto sulla mano destra. Poi vi accorgerete che man mano noi ci conosceremo, voi frequenterete le mie lezioni su YouTube. Io cercherò di calibrare il tiro e dare più o meno per ognuno di questi video delle spiegazioni il più possibile lucide, spero quantomeno di poterci entrare l'obiettivo. Nel caso io ho bisogno dei vostri feedback. Voi scrivete, se non fosse chiaro qualcosa, io cercherò nel limite del possibile, considerando i miei tempi, di rispondere a tutti. Partiamo. La fisarmonica, come gli strumenti a tastiera orizzontali, questa invece è verticale, ovviamente se non l'aveste vista, si indossa così. La fisarmonica ha una serie di tasti bianchi e tasti neri. I tasti bianchi e i tasti neri corrispondono ai tasti bianchi e ai tasti neri del pianoforte, nella stessa sequenza, ovvero il Do non è altro che davanti ai due tasti neri, quindi la sequenza sono due neri, tre neri, due neri, tre neri, due neri, eccetera, eccetera. Questa è l'estensione totale della fisarmonica, di questa fisarmonica. Per cui il Do è sempre davanti ai due tasti neri, questo. Ovviamente tutti gli altri sono Do, anche questo, davanti agli altri due tasti neri, e anche questo. Ovviamente ci trae in inganno il fatto che qui finiscono e qui non c'è un terzo tasto nero, ma ci sarebbe, perché la sequenza è 2, 3, 2, 3, 2, anzi no, vedete, in questo caso non c'era il tasto nero, sbaglio io. Però non fa nulla perché la sequenza è sempre la stessa, per cui riproposta un'ottava. La seconda ottava è uguale alla prima, con la stessa sequenza, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e ricomincia. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e ricomincia ancora. Parto un pochino indietro spiegandovi velocemente la postura da adottare per tenere in mano una fisarmonica. Ci si deve mettere seduti ben bene comodi, quindi senza troppo essere comodi, però un pochino avanti sullo sgabello, come ci si deve porre al pianoforte, con le gambe molto rilassate, il corpo rilassato, le spalle certo non tese, come pure il collo, come pure il trapezio, e le braccia devono essere lasciate giù il più possibile. Quindi fate un po' di movimenti, in questo caso così
di ginnastica per la parte alta del collo, per la parte del collo e la parte del trapezio alto. E cercate di sciogliervi il più possibile perché eventuali contratture, eventuali tensioni non fanno certo bene a voi e non fanno certamente bene al suonare uno strumento. Quindi cercate di essere il più rilassati possibile. Vi mettete nella vostra cameretta e fate tutti gli esercizi del caso. Dunque, imbracciate la fisarmonica in questo modo, con le due cinghie, quella di sinistra, la spalla sinistra, quella di destra, la spalla destra, e la posizionate sulla gamba sinistra, quindi cercate in questa parte sottostante di appoggiarla, questa parte sottostante di appoggiarla sulla gamba sinistra, di modo che voi l'avete verticale, quasi parallela al vostro corpo. Ripeto, non dovete avere tensioni, dovete essere morbidi e soprattutto dovete essere sereni quando suonate, non suonate mai di fretta, avete poco tempo, non avete disponibilità, piuttosto rimandate un altro momento, ma cercate di essere sereni quando approcciate appunto la fisarmonica. L'esercizio primo che possiamo fare, conoscendo le note sulle 5 righe, è posizioniamo la manina sul Do, quindi prima dei due tasti neri, il Do, eccolo qua. Voi non fate caso a eventuali suoni un po' strani, un po' così. Ovviamente è una fisarmonica vecchia e il mantice è un po' nasale, per cui a volte ci saranno delle. Magari potrà parlare così e vabbè, noi l'accettiamo lo stesso. Quindi posizionate il pollice sul Do, l'indice sul Re, il medio sul Mi, l'anulare sul Fa e il mignolo sul Sol, così. Fatelo nella maniera più spontanea possibile, senza andare a guardarvi troppo, a pensare faccio così, faccio cosà. No, fate soltanto attenzione a simulare la presa di una pallina da tennis. Io lo dico sempre ai miei allievi, facciamo finta di avere in mano una pallina da tennis di quelle classiche, gialle, ipotesi, e la mano la simuliamo così, come in mano avessimo una pallina da tennis. E così la posizioniamo sulla tastiera. E così ci deve restare per tutta la vita che noi suoneremo. Quindi faremo il nostro esercizio semplicemente contando, quindi facendo, dando un valore, quindi un metronomo, a 4/4, così 1, 2, 3 e 4. E faremo una nota e la faremo durare 4/4, in questo modo. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, mi fermo. Mi fermo. Avete visto che ho il mantice aperto? Ok, ho cercato di suonare con un volume leggero, in modo di non strafare e di non trovarmi soprattutto con il mantice in fondo. Quindi io ho aperto il mantice, che arriverà in un prossimo video, quindi l'uso del mantice lo faremo prossimamente. A questo punto devo tornare indietro, sono fermo al Sol. Adesso ribatto il Sol e torno indietro, sempre contando 4/4 ogni nota. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, se l'esercizio è fatto correttamente, tanto aprite, tanto dovrete chiudere, per cui aprendo con 5 note, 4/4, quindi per 20 quarti in sostanza, e mi ritrovo così. Gli stessi 20 quarti devono farmi chiudere il mantice fino a zero, ovviamente 20 in apertura e 20 in chiusura. Si può anche fare eventualmente due sole battute, quindi due note in apertura e due note in chiusura, quindi il Do e il Re in apertura, il Mi e il Fa in chiusura, poi nuovamente Sol, Fa in apertura, poi Mi, Re in chiusura e vabbè, resta il Do. E non importa. Comunque una lezione a parte la dedicheremo all'utilizzo del mantice.
Questo è un esercizio principale, un esercizio primario, un esercizio che ci mette a contatto la prima volta con la fisarmonica. Grande strumento, ma grande determinazione nell'acquisire appunto le regole basilari. Altro da dirvi per ora non ne ho. Vi dirò che in questo periodo farò molti video e li posizionerò, almeno 4-5 video saranno posizionati a distanza ravvicinata l'uno dall'altro. Non lascerò passare una settimana, giusto per dare piccole informazioni, ma le più giuste che siano nell'arco di tempo giusto per fare in modo che voi possiate appassionarvi a questo strumento. Detto questo, ricordatevi di stare morbidi, tranquilli, sereni, di approcciarvi allo strumento quando ne avete tempo, non fate mai studio o non suonate mai quando siete di corsa, quando avete poco tempo, cercate di avere un ambiente sereno, tranquillo, uno specchio magari per potervi vedere. Ricordatevi che se vi guardate suonare la fisarmonica in uno specchio, ovviamente vi vedete al contrario, per cui all'inizio sarà un vero casino. Ma voi non preoccupatevi, al massimo togliete lo specchio e state concentrati. Nella prossima lezione vedremo ancora notine singole e magari anche l'utilizzo di qualche accordo, i primi accordi basilari. Per ora è tutto, Pier vi saluta, alla prossima, ciao!